Eccellenza, siamo qui nel cimitero di Bivongi, davanti alla tomba di Don Domenico Laurenti, che ci ha lasciato 20 anni fa, però resta un ricordo indelebile di questo nostro parroco, che è stato, ricordiamo, anche vicario della diocesi di Squillace. Sì, anche per chi non l'ha conosciuto come me, è interessante vedere come questo sacerdote ha lasciato un'impronta negli altri confratelli che lui ha seguito o addirittura che ha guidato all'interno del seminario, per esempio, o nella collaborazione come vicario generale ha dovuto in qualche modo accompagnare la testimonianza di un sacerdote che ci credeva, che non sembri una cosa scontata. Ecco, il fatto cioè che vivesse con grande fede il suo ministero e anche con una rigidità, con una fedeltà che non veniva certamente, non voleva essere un segno in qualche modo di una rigidità umana, ma tutt'altro, invece di una fedeltà al Vangelo che lui interpretava davvero come la via della salvezza per sé e per gli altri. Sentire che a distanza di 20 anni questo eco di questa sua cammino evangelico è ancora così vivo, ci aiuta oggi a ringraziare il Signore per il dono che è stato per tutti coloro che lo hanno potuto conoscere e quindi anche apprezzare. Ecco, a proposito di cammino evangelico, Don Domenico, quando non stava tanto bene, era solito passeggiare tra Stilo e Bivongi e spesso si incontrava con i monaci ortodossi che vivono qui dal 1994, e che lui si fermava per dialogare con questi monaci. Già possiamo dire che iniziava il rapporto tra cattolici e ortodossi nella vallata bizantina dello Stilaro. Questo non meraviglia, perché un uomo che è legato al Vangelo non può che cercare l'unità e la comunione con tutti i credenti in Cristo. I fratelli ortodossi, lo sappiamo, condividono con noi questa stessa fede in Gesù Cristo e poi nell'esperienza ecclesiale diversa, e quindi anche per non mi meraviglio, ecco, che Don Domenico fosse attratto e in qualche modo lui stesso cercasse questo rapporto con altri fratelli che come lui credevano nel Signore. Ha svolto alcuni servizi, penso per esempio a Pazzano, quando non avevamo prete, lui partiva da Catanzaro per venire a celebrare l'Eucaristia per noi. Ringrazio il parroco di Stilo e i sacerdoti e i diaconi che lo celebreranno con noi in questo momento in cui facciamo memoria del Signore risorto. Siamo qui nella fede del Signore risorto. Abbiamo fatto una visita al Camposanto e abbiamo fatto la benedizione a Don Domenico e a tutti i defunti, appunto, di Bivongi. Dico subito grazie all'Arcivescovo per aver accettato l'invito di voler condividere con noi questa memoria di Don Domenico, già vicario dell'Arcidiocesi che lei presiede nella carità. Carissimi, è una gioia che sono qui in mezzo a voi questa sera per rendere grazie al Signore. Lo faccio insieme alla comunità parrocchiale, ma oggi allargata a tante persone e anche a tante autorità, e soprattutto vedo coinvolto ancora una volta Don Domenico, che vogliamo sentire